diciamo che appunto abbiamo iniziato, è un bellissimo anno, posso dire che dopo tanti sacrifici, preparazione, lavoro, veramente posso dire che questo è un anno di grandi soddisfazioni. Sono lavorato per due film qua in Italia, ho girato due film, uno Copperman con Luca Argentero e poi un altro film è nato due volte che uscirà presto anche questo al cinema. E ci sono anche altri progetti in Italia dove mi vedranno con dei ruoli più importanti, dei progetti più impegnativi e di cui non vedo l'ora di iniziare a lavorare. Uscirà la nuova copertina di Max Magazine, che è un editoriale glamour, un man magazine dove appunto io sarò in cover, dove ci sarà un bellissimo calendario. Gli scatti sono stati realizzati da due fotografi, Pavel Bigosh, che abbiamo scattato in una cittadina vicino Praga, e l'altro è Mark Collins, che è veramente anche lui un famoso fotografo. Sì, è vero, io ho iniziato giovanissima, il mio sogno era, io giocavo quasi tutti i giorni con le Barbie, c'era mio manager, la gente che mi scoprì mi diceva sempre, cioè, non è possibile che ti faccio sfilare, vinci sempre, ricevete degli articoli bellissimi, una grande onore, gratificazione per mia mamma che poi mi ha sempre seguita e a lei che dedico parte delle mie vittorie e dei miei successi. È un grande impegno, diciamo una grande responsabilità essere la testimone di qualcosa, in particolare della cultura italiana, perché come lo dice la parola stessa, patrimonio italiano, wow, è tanto, è tanta roba, no? Come si dice, è tantissimo. Sì, Italian Style perché come sempre il Made in Italy è apprezzato nel mondo, quindi anche quello veramente è, diciamo che abbiamo creato un po' una cattedrale del gusto, del gusto e dell'eleganza italiana, che è una cosa di cui gli americani veramente ne sono innamorati, ma anche tutto il mondo. Quindi abbiamo realizzato questo palazzo dove all'interno c'è un caffè italiano, una parrucchiere per donna, per uomo, un club privato, una galleria d'arte, dove io in modo particolare mi occupo della galleria d'arte e devo dire che veramente anche tutto questo rientra in un termine, in un concetto di patrimonio italiano, no? Quindi di promozione del bello, del gusto e della cultura italiana. Un saluto al patrimonio italiano, a tutti coloro che ci stanno seguendo, sia dall'Italia sia dall'America, perché veramente l'Italia ha un grande patrimonio.